responsabile area scouting della Genova Calcio, come Andrea Cudani, club manager biancorosso, una Genova Calcio profondamente rinnovata ai nastri di partenza del campionato di eccellenza che comincerà domenica. 13 nuovi, ma non solo, giocatori che provengono dal Trentino, giocatori ex professionisti come Gabbionetta, giocatori provenienti da diverse esperienze per un cocktail che mister Maisano deve assemblare. Quali sono state le linee guida di questo mercato? Perché questo mercato così particolare e qual è l'obiettivo? L'obiettivo, come ha detto anche questa sera, in questo stream della serata, vi ringraziamo anche di voi per questa ospitalità. L'obiettivo è quello di provare a migliorare il campionato dell'anno scorso e essere tra le squadre che si possono divertire. Questo sarà un campionato di eccellenza molto equilibrato. Proprio per questo, per dire anche dell'equilibrio, la società ha scelto di fare un mercato, lo chiamiamo esotico, con ragazzi, anche tanti ragazzi da fuori, ragazzi che sono qui per giocare a calcio, uniti al nostro gruppo storico, quello che è una Italia Rosa rinnovata, perché sono sempre i nostri senatori giocatori importanti. Quindi una scelta coraggiosa e si spera, chiaramente con tanti nuovi non è facile assemblare, non è facile trovare una quadratura, però ci sarà tanto equilibrio, quindi speriamo che la Genova Calcio possa fare un buon campionato. Sì, quest'anno, come ha detto Andrea, si è deciso di fare un mercato un po' diverso dal solito e la società ha deciso di prendere un po' ragazzi da fuori, ragazzi che abbiamo comunque monitorato e cercato e voluto. Secondo me è un campionato molto equilibrato, un campionato dove ad oggi probabilmente un paio di squadre delle favorite, ma potrebbe esserci un molto equilibrio dove si può vincere e perdere con chiunque. Ecco, la formula del campionato di eccellenza con il playoff permette a più squadre di sognare il salto di categoria, un salto di categoria importante come quello in Serie B. Lo ha fatto la Lavagnese 2 anni fa, lo ha fatto la Cosenza l'anno scorso. Non è più un campionato di eccellenza esclusivo soltanto per chi arriva primo, quindi arrivando anche quinti e primi con il percorso dei playoff prima regionali e condizionali si può ambire al colpo grosso. La società mi sembra che anche da questa presentazione non lo si sbandieri, ma le due parole serie e la serie D serpeggiano un pochino in maniera positiva negli ambiti della Genova Calcio. Sognare è sempre bello, però ci sono delle squadre comunque, anche se ci sarà tante critiche, ci sono delle squadre che per il budget, per gli sforzi che hanno fatto sul campo, per come hanno operato sul mercato, meritano di stare in prima fila sicuramente, e sicuramente loro saranno protagonisti. Io parlo delle tre squadre che dicono tutto, c'è la Razzi, il Rival Samba e il Pietra Libero, ma secondo me ci saranno anche altre squadre come il Campo Moroni stesso che possono fare. La Genova Calcio proverà a stare dalla parte sinistra della classifica e poi vediamo un attimino quando sarà febbraio che punto saremo, però diciamo che il limbo tra playoff e playout è sottile, quindi ci saranno tante squadre che dovranno fare questo campionato che dovranno fare la Genova Calcio, quindi bisogna andare coi piedi per terra. È un campionato molto genovese, è quasi un campionato mezzo di quartiere, penso a tutti diciamo, Albaro, Baiardo, Campomorone, eccetera, però che negli ultimi anni ha lasciato un po' Genova, nel senso che ha vinto l'Imperia, ha vinto l'Allenga. Potrebbe essere l'anno del rilancio delle genovesi? Sì, proprio per questo secondo me un po' tutti ci credono, no? Quindi andando via la Cairese, l'Imperia, così diciamo di categoria, lo stesso Arenzano, Baiardo, Atletico, tutti vogliono fare bene, quindi proprio per quello secondo me ci sarà un bell'equilibrio. Da parte mia aggiungo soltanto questi acquisti molto esotici di cui avete parlato, io ho visto diverse vostre amichevoli, mi sembrano anche acquisti molto di qualità da parte. Lo speriamo, nel senso che con la società, con Vincenzo, sì, con il mister abbiamo visto tanti profili quest'estate, speriamo tuttora, perché non dobbiamo mai rimanere fermi. È chiaro che a luglio, agosto, settembre sono tutti forti, sono tutti belli, sono tutti pronti a vincere il campionato. Noi dobbiamo andare con i piedi per terra perché sarà un campionato difficile. Ovvio che siamo contenti di quello che abbiamo fatto, ma probabilmente la rosa non è ancora completa
vedremo se potrà arrivare qualcosa, se non da dicembre. Sicuramente è una rosa che è solida. Benissimo, grazie molto.